partiamo da un presupposto. Perché è stato fatto questo film di Super Mario Bros? Nintendo da anni e anni sta cercando di lanciare, giustamente per carità, l'immagine di Mario alle masse. Questo cosa vuol dire? Che Mario non deve essere semplicemente un faccione, un simpatico faccione che attira i videogiocatori verso le console Nintendo per fargli acquistare i titoli dedicati a Mario, vari titoli spin-off, i vari brand in cui Mario effettivamente compare, ma vuole vendere Mario anche alle persone che i videogiochi effettivamente non li giocano, non sanno nemmeno probabilmente da dove viene Mario, vogliono far diventare Mario una mascotte per tutti. Basta vedere colombe, uovi di Pasqua, gadget, zaini, diari, quaderni, tutto dedicato a Mario, perché Mario vende, perché è simpatico, perché il design funziona e perché rappresenta la storia dei videogiochi. Però deve rappresentare anche una grande azienda che appunto vuole fare del suo baluardo un baluardo per tutti, per tutte le generazioni, per tutte le tipologie di pubblico. E questo film effettivamente serviva a quello, serviva a cancellare il vecchio film degli anni 80, super industrial, che si ispirava come estetica all'estetica effettivamente dei giochi, dei cabinati. Quindi sostituire quello e appunto vendere il personaggio di Mario. Doveva essere una sorta di spottone, una sorta di Lego Movie di Mario. Ecco, questo è un po' quello che ci ho trovato dentro. Il problema è che al timone di questo film ci hanno messo Aaron Horvath e Michael Jelenic. Vi dicono qualcosa? No. Ecco, non vi dicono un cazzo, perché uno dei due registi, mi pare proprio Jelenic, è la sua prima prova come direttore, regista di un lungometraggio, mentre l'altro aveva fatto da regista al film dei Teen Titan Go, aveva fatto anche da produttore, mi pare, e poi Drawn Together The Movie. Questi sono, questo è il grandissimo curriculum di questi tipi che hanno lavorato per Illumination, studio che non mi sta molto simpatico e che non ha creato proprio dei capolavori inestimabili della cinematografia d'animazione, ma che effettivamente sono campioni di incasso. Infatti Nintendo, bella scavata, è andata dai campioni di incasso, è andata dai creatori di Minions, per esempio. Cattivissimo non era per niente male, ci mancherebbe, però Illumination diciamo che nel suo curriculum non ha come percentuale un'abbondanza di film riusciti, almeno dal mio punto di vista, per quanto riguarda il mio personalissimo gusto. Invece il buon Michael Jelenic, beh, va ricordato soprattutto perché è stato il produttore di Scooby-Doo e Batman insieme, questa grande collaborazione. Ecco, gli hanno affidato il film, era la loro scelta, va benissimo. E poi c'è la supervisione di Miyamoto, che effettivamente ha supervisionato, perché Miyamoto o Nintendo stessa ha buttato dentro a questo film tutto quello che si poteva volere, tranne certe cose che secondo me si terranno per un sequel, del mondo di Mario. I nemici più famosi, i livelli e i mondi più famosi, citazioni in ogni dove, soprattutto nella prima parte a Brooklyn ci sono citazioni a robe veramente vecchie, cioè anche sconosciute, come Breaking Crew per esempio, e ci sono tantissime citazioni a Dakant, perché come sapete Dakant e Mario venivano venduti in bundle collection set del NES. Quando ti andavi a comprare la prima console casalinga Nintendo, trovavi la cartuccia doppia Super Mario Bros. E Dakant, quindi ci sono tantissime citazioni a quello. Poi ovviamente a Donkey Kong cabinato, con gli oggetti storici dell'arcade di Donkey Kong, dove c'era Jumpman, addirittura c'è Pauline come sindaca di New York. Insomma, ci sono tantissime citazioni ed è divertente, almeno all'inizio, andare a beccare tutte le citazioni. Sembra quasi un quiz, cioè i registi hanno, Illumination, Nintendo hanno sfidato il pubblico con tutta questa miriade di citazioni. Il problema del film è che, togliendo queste citazioni e veramente la straordinaria qualità tecnica del film, tecnicamente mostruoso, bellissimo da vedere, coloratissimo, pieno di dettagli, pieno di oggetti qua e là che vanno ad arricchire questi mondi già meravigliosi di loro, effetti visivi straordinari, riflessi, texture meravigliose, è tutto perfetto a livello tecnico, è un chicco di film, un tesoro. Il problema è che, tolto questo, il film non c'è. Cioè il film non esiste. Prendiamo un film che si può tranquillamente paragonare a questo Super Mario Bros. The Movie che ho già citato, ovvero Lego Movie. Lego Movie perché funzionava? Perché era uno spot meraviglioso a Lego, che tra l'altro è andato benissimo perché ha fatto risalire le azioni e le vendite di Lego salvando l'azienda, ma dentro c'era una costruzione dei personaggi, c'era pathos, c'era tensione, c'era uno sviluppo tra i rapporti dei personaggi, c'era lo sviluppo soprattutto del protagonista, c'era anche una velata critica al sistema americano che ti schiavizza, ti aliena, ti impone un po' le Truman Show di vivere quella vita seguendo quel tuo ruolo senza mai uscire dai binari, quindi ti insegnava e insegnava anche alle giovanissime generazioni come uscire dagli schemi, come cercare il proprio animo creativo, evadere da quella alienazione, da quella routine per diventare un costruttore, quindi diventare qualcuno che va a costruire il proprio percorso, la propria creatività e bla bla bla. Certo, il film ti diceva anche che non tutti siamo creativi, ma improvvisare nella vita, improvvisare nel lavoro, nelle amicizie, nei rapporti può portare a del benessere per il proprio io, quindi era molto bello come film. Certo, il finale era un po' retorico, un po' all'americana, però effettivamente c'era tutto quello che mi piace a me, c'è un film per bimbi ma che può essere anche letto diversamente dal pubblico di adulti. Qua invece non c'è niente di tutto questo e io non accetto la frase classica che si utilizza per difendere questo film come se l'aveste fatto voi, ovvero ma è un film per bimbi. Che cazzo vuol dire? Perché anche Lego Movie era un film per bimbi, ma parlava a tutti e sapeva inserire tantissimi sottotesti o layer, come dicono gli zoomer, per far apprezzare il film anche a un pubblico di adulti o giovani adulti. Questo film qua invece parla a un pubblico di più piccoli, ma non gli parla per davvero. È semplicemente un film che vuole spammare Mario e vuole far divertire i vecchi. E qui torno alla critica o alla difesa, ma è un film per bimbi. Voi credete che tutti i riferimenti a Dakant, al primo cabinato di Donkey Kong, a Punch Out, alla voce di Martinez nascosta in quel personaggio e a Breaking Crew siano fatti per i bimbi di 5 anni? Non credo, anche perché non credo che i bimbi di 5 anni conoscano le cartucce del NES, anzi probabilmente non sanno nemmeno che cazzo sia una cartuccia. Semplicemente è un film che parla ai quarantenni, 35enni nostalgici e che parla a un pubblico di piccolissimi senza però parlargli davvero, perché qua dentro non c'è costruzione, non c'è sviluppo dei personaggi, non c'è niente. Anche quei piccoli rapporti che vengono accennati all'inizio del film, cioè il rapporto conflittuale tra molte virgolette tra il padre di Mario e Mario stesso, il rapporto tra Mario e Luigi, viene solo accarezzato, sfiorato, per poi perdersi nel nulla. È la trama di un gioco di Mario, solo che in un gioco di Mario, indovinate un po' cos'è che la faceva da padrone? Il gameplay, il platform, i mondi straordinari, esplorabili, pieni di segreti, ma quello è un videogioco. Io quando vado al cinema voglio trovare qualcosa che non trovo nel videogioco, perché ho già i giochi di Mario, li ho giocati tutti, li ho giocati a fondo, quindi quando vado al cinema voglio qualcosa che mi regali qualcosa di nuovo legato al personaggio di Mario. E soprattutto, se sei Nintendo e vuoi vendere il personaggio di Mario a persone che i videogiochi non li toccano nemmeno per sbaglio, cerca di dargli un film, cerca di costruire un brand cinematografico parallelo ai videogiochi, un po' come ha fatto Lego Movie, che ha creato il film di Ninjago, che ha creato il film di Batman. Perché? Perché ha voluto creare un filone di film che funzionano per conto loro anche senza i set Lego a casa, costosi e ingombranti. Crea una cosa del genere, e invece questa cosa viene fatta solo all'inizio. Infatti è la parte che ho apprezzato di più, cioè Brooklyn, loro che fanno gli idraulici, che sono veramente idraulici, che vanno a aggiustare i tubi. Anche lì gag all'Illumination col cane, lì veramente è tutto pezza, è tutto Minions, cioè quelle gag slapstick che Illumination deve inserire ovunque, ed è pieno il film di questa roba, ma vabbè, ci sta. E la parte più interessante è quello loro a tavola che mangiano gli spaghetti, i poster in camera, le scene al bar, cioè quelle robe slice of life che non posso vedere nel videogioco di Mario, perché nel videogioco di Mario si passa subito all'azione, c'è Bowser che rapisce Peach e te devi inseguirla, punto. Quindi questa roba qua era molto interessante da esplorare. In realtà poi quando Mario entra nel mondo del regno dei funghi, fine, non c'è altro. Una miriade di citazioni e basta. Luigi che va nel mondo oscuro, citando Luigi's Mansion addirittura, citando il Mario, poi l'allenamento platform di Mario, la superstella, ipoteca, cioè tu non... l'unico snodo narrativo del film è quando loro devono andare, tanto si vede anche nel trailer, nel mondo della giungla dove ci sono i Kong, dove ci sono gli scimmioni, dove c'è il mondo di Donkey Kong. Basta, non c'è altro. Poi è sconfiggiamo Bowser, come nel gioco. Il punto qual è? È che è un film orrendo? No, non è un film orrendo. Si va al cinema e si sta bene, si passa un pomeriggio per un'oretta e mezzo. Il problema è che una volta che hai visto Mario Tanuki, hai visto la mappa fatta come Super Mario World, hai visto il mondo di carte con la pista arcobaleno, hai visto il fungo rosso che fa diventare Donkey Kong di fuoco, hai visto lo sfavillotto, hai visto i pinguini che tiri giù dal dirupo in Mario 64, hai visto il regno dei funghi con tutti i quadri come Mario 64? Dopo un po' inizia a chiederti, sì, ma il film dov'è? Perché è questo il problema del film, è che il film non c'è. Sono belle sequenze, sono belle cutscene di un videogioco bello, cioè la cutscene di Super Mario Kart, la cutscene del combattimento tra Kong e Mario, la cutscene di Bowser, però poi non c'è tensione, non ci sono colpi di scena, non c'è costruzione dei personaggi, anche il rapporto tra Peach e Mario sembra che ci sia una specie di innamoramento, lei che... basta. Peach che racconta io vengo da un mondo... niente. Anche il passato di Mario e Luigi serve solo per farti vedere la citazione di Baby Mario e Baby Luigi di Yoshi Island, poi basta. Cioè, se non sei fan di Mario, questo film non ti dice niente ed è un problema perché non stai parlando alla possibile audience che voleva vedere questo film indipendentemente dai giochi. Poi magari ho torto io perché sta incassando gli abusi e probabilmente diventerà, a quanto sembra, l'incasso d'animazione più grande di tutti i tempi. Grazie al cazzo c'è Mario dietro. Forse addirittura si prevede che supererà Frozen, quindi immaginatevi voi quanto io stia dicendo cazzate in questo momento, però questa è la mia idea. Cioè sono tutte piccole carezzine che poi non si sostanziano in nulla, non c'è ciccia. Però c'è da dire che anche il Re Leone live action è tipo uno degli incassi più grandi di sempre, quindi vabbè, forse... vabbè, comunque non lo so. Per essere un prodotto tratto da un videogioco non è male, ma che vuol dire questa roba? Cioè, siccome hanno fatto tanta merda in passato, allora bisogna usare come metro di paragone i film di merda fatti in passato? Non sono d'accordo, scusate ragazzi. Anche Donkey Kong mi è piaciuto, però anche il rapporto conflittuale tsundere di Donkey Kong poi si sostanzia in poco, sono tutte cose accennate, abbozzate, che magari esploderanno in un sequel, però io non devo aspettare un sequel perché non vado a vedere una serie TV al cinema, vado a vedere un film che deve sorreggersi su delle basi solide già dal primo capitolo. Poi la seconda scena post-credit che dovrebbe anticipare il sequel. Ora, questo proprio non voglio fare spoiler perché veramente la seconda scena post-credit dopo tutti i titoli di coda. Perché mi fai quel colpo di scena quando colpo di scena non è? Perché te quei personaggi lì me li hai fatti già vedere durante la traversata dei mondi, quindi boh... Non ho capito questa roba qua. Cioè, mentre attraversano i mondi si vede proprio la distesa di quei personaggi e poi mi fai il colpo di scena, hai visto cosa ti ci sei messo? Sì, ma me l'ha fatto vedere prima, quindi so dell'esistenza di questa roba, tranquillo. Sì, non si vede di quel colore, però ragazzi, dai, cioè, ci siamo capiti. Un conto è se mi metti Rosalinda, un conto è se mi metti la citazione a Wario, la risata di Wario, ma un conto è se mi metti una roba che mi hai già fatto vedere nella scena prima. Però il doppiaggio, devo dire, tutti ne dicevano merda, sì, non è un doppiaggio eccezionale, da 10 su 10, però dopo un po' ci si abitua e non l'ho trovato così terrificante, ecco. Si poteva fare meglio, a voglia tu, però non è da spararsi, si segue tranquillamente anche in italiano. Peach è forse il personaggio più ganzo, giustamente l'hanno fatta più indipendente, non è più una principessa a salvare, ma è una sovrana che pensa al suo popolo, quello è interessante, però anche lì il mio passato, il mondo è fatto da tante costellazioni. Poi anche quello cade nel niente, cioè... ah, e poi sì, bravo, ha ragione Eddie. Porca puttana, Illumination, capisco che sei Illumination, ma perché così tanti rallenti ci sono nel film? Ma che cazzo è un film di Michael Bay? Milioni di rallenti, poi rallenti sempre con mamma mia, le gag, eccetera. Boh, cioè veramente l'unica parte che mi è piaciuta veramente, che mi faceva ben sperare nel film, è stata la parte... iniziale, quella a Brooklyn, quella metropolitana. Insomma ragazzi, non è un film brutto, intendiamoci, non è un film nemmeno così... è un bello, è un filmettino, cioè un film Illumination. È un film Illumination che lo guardi e fai sì, non lo riguarderò più, cioè non mi viene voglia di riguardare Mario. Secondo me è anche uno dei peggiori dell'Illumination, confronto Cattivissimo, no, Cattivissimo è un film decorosissimo, è lo stesso target, non veniamo fuori con questa stronzata del target, perché anche Monsters & Co è lo stesso target di Super Mario Bros. Ragazzi, Cristo di Dio, ma vogliamo paragonare Monsters & Co a Super Mario Bros. Movie? No, cazzo. No, allora, io sono una grande azienda, sono Nintendo, sto cercando di fare un film sul mio personaggio di punta e sul rappresentante, l'ambasciatore, possiamo dire, dei videogiochi nel mondo. Ok. Nei giochi ho una trama molto povera perché devo puntare tutto sul gameplay ed è un genere, il platform, che non prevede tantissima trama, ok? Cioè possiamo costruire un film su questi personaggi che finalmente li vediamo parlare, esprimere i propri sentimenti, innamorarsi, mandarsi a fanculo eccetera, e faccio il videogioco. È un peccato perché fare un film che è il videogioco non ha molto senso secondo me. Vabbè, ma se il film sta vendendo così tanto, il loro risultato lo hanno raggiunto, è come con Pokémon, se vendi lo stesso non importa la profondità finale del prodotto. Con questa frase io credo che sia morta non solo l'arte ma anche il giudizio critico e il nostro gusto personale, di conseguenza il confronto, il dialogo e il dibattito. È morta l'umanità dunque. Sì, palesemente non hanno fatto una cosa che si discostasse troppo dal gioco perché ancora aleggiava lo spettro del Mario live action, ma palese. Allora hanno detto stavolta non sbagliamo, stavolta lo voglio uguale al videogioco. Il problema è che il cinema non è questo, il cinema è un'altra cosa. Però ragazzi, tirando le somme, perché vabbè, è 3/4 d'ora che parlo, il film si può andare a vedere, è godibile? Sì. Vale l'acquisto di biglietto? Secondo me sì. È un film per i fan di Mario? Soprattutto per loro. È un film che mi ricorderò per tutta la vita? Assolutamente no. La prossima settimana me lo sarò scordato. Questo è il problema principale. È che se vai da Illumination avrai incassi, avrai il prodotto perfetto per vendere alle masse, ma non avrai storia, approfondimento e legame tra personaggi, scrittura dei personaggi, tranne alcune eccezioni tipo Cattivissimo Me e forse una paio di occasioni. Questo è quanto, è un film da andare a vedere con amici, cacciarone, dove passi un pomeriggio e spendi 6-7 euro e via.